Go baby, welcome back to this video. Beh ragazzi, questo è un vlog, non è nessun gameplay, voglio darvi delle spiegazioni, specialmente per questo titolo un pochino forse cattivo, forse invitante a venire qui. Molti di voi non lo sapranno ancora, anzi penso tutti non lo sapranno, ma al 99% mi trasferirò in Francia da solo, andrò a lavorare in Francia a grandissime offerte di lavoro e potrò continuare lì quello che sto facendo. Metto subito dei punti. Continuerò quello che sto facendo qui, lavorerò lì, si tratta di una bellissima opportunità nel mondo del gaming e sinceramente voglio farlo perché spero di portare pure qualcosa qui in Italia occupandomi comunque di Italia, quindi spero che questa cosa vada a buon fine. Oltre a questo voglio dirvi che quando sarò là cercherò comunque di fare streaming, YouTube, già mi sto organizzando per prendere un portatile, già mi sto organizzando per riuscire ad avere un PC fisso per fare gli streaming, per la connessione e tutto. Ora devo vedere gli appartamenti ed è una cosa abbastanza complicata perché ho più o meno un mese di tempo prima di dovermi trasferire e sono felicissimo di questa opportunità che mi è stata data e spero di riuscirla a sfruttare e di far vedere che posso raggiungere degli obiettivi, cioè loro mi hanno dato degli obiettivi e io voglio cercare di andare oltre. Per me ogni cosa è sempre una competizione, lo sapete come penso e tutte queste cose. Comunque, quello che vi voglio dire è che spero che non vi dispiaccia questa cosa, io cercherò di continuare come sempre. Ovviamente non so se con i video riuscirò a continuare a fare un video al giorno, forse dovrò cominciare a rallentare e fare un video ogni due giorni, cioè un giorno sì, un giorno no un video, non lo so, devo vedere pure lì ovviamente con il tempo, con il fatto di dov'è la casa, quanto è lontano dal posto di lavoro, eccetera eccetera. Comunque ragazzi, sono felicissimo di questa cosa, sono anche un pochino triste se devo dire la verità perché devo abbandonare qui tutto praticamente, quella che è la mia tana, la mia casa, la powerhouse in questo caso, mia madre e ovviamente la mia ragazza che è una delle cose che mi dispiace assolutamente di più, però fortunatamente non dovrò stare sempre lì, comunque mi potranno venire a trovare, è un'ora e mezza di aereo quindi è molto vicino, anzi pare più vicino di Roma-Milano tra un po', quindi lascerò qui anche i miei amici e tutto questo, quindi spero, la mia paura è di perdere alcune cose, di allentarle ed è quello che non voglio, quindi spero che tutto rimanga uguale a com'è e potete immaginare comunque la paura a fare un grande passo del genere. Il bello è che una delle cose che mi avevano detto prima quando sono andato lì a vedere questo posto di lavoro, nel frattempo squilla il cellulare quindi lo lanciamo, una delle prime cose che mi hanno detto quando sono andato lì è stato: bene Giorgio, vogliamo muoverti in America. Io stavo tipo cosa vogliamo muoverti in America? Io ho fatto, ma come in America? Mi hai fatto venire qui a vedere gli uffici e tutto? In verità il nostro piano iniziale era quello di muoverti in America, perché quello è il target principale. E io ho fatto, sì, mi piacerebbe ovviamente, però forse è un pochino troppo eccessivo, non so se sarei pronto, non so se sarei, sapete, mi viene pure da parlare in inglese ora, non so se sarei in grado di andare così tanto lontano a vivere da solo, sarebbe assolutamente difficile, non che cambi qualcosa stare a 500-600 km di distanza o starne a 10.000-20.000, è solamente il fatto che si cambia totalmente cultura, fortunatamente il sud della Francia è molto più simile alla cultura italiana che a quella francese normale, manca il bidet ovviamente, mancano alcune cose molto buone italiane, ma non sarà un problema, ce la farò, sono un bravo chef, quindi vedrete su YouTube molti più video di cucina. Comunque, a parte le cazzate, sono felicissimo per questa offerta perché posso veramente fare tanto anche per la comunità italiana in generale, non solo per quanto riguarda le competizioni eccetera eccetera, quindi spero di potermi sbattere veramente tanto per questo lavoro e di poter riuscire a fare qualcosa per tutti qui, belli, buoni, brutti e cattivi, quindi non fa differenza, spero di riuscirci. Oltre a questo, ragazzi, sono tornato e ho ricevuto un bellissimo pacco. Guardate qui cosa c'è. Questa è la capture card della Razer, chiamato Ripso. È nuova, cioè stanno cercando di seguire comunque i concetti di quelli che sono l'HDPVR2 e l'Elgato. E ragazzi, io l'ho aperta. Oh, c'ho pure del casco. E qui c'è un foglietto che non è inutile che guardiate. Questa qui è la scheda d'acquisizione, ragazzi. Fantastica, fantastica, cazzo. È bellissima, quindi non vedo l'ora di usarla. Già la poggiamo qui, non so se si vede il simbolino della Razer. Non vedo l'ora di provarla perché sono molto curioso di com'è la qualità, di come registra, di quant'è la velocità per registrare un video in 1080p 60fps eccetera. Questo è un foglietto di istruzioni enorme,
Questi sono i classici sticker, ne ho tipo 200.000, me li metto ovunque. Sì, anche lì. E niente, questi qui sono tutti i cavi che servono per poter utilizzare. Quindi è molto bello che vi danno proprio un setup con tutto. Sono molto contento e non vedo l'ora di provarlo. Comunque ragazzi, oltre a questa Game Capture, che sicuramente proverò perché ovviamente sono sponsorizzato da Razer, quindi mi pare anche logico che lo devo provare, devo farlo. E anche perché mi serviva una Game Capture, specialmente per registrare su PC, rispetto ad utilizzare un programma, utilizzare una Game Capture fornisce una qualità migliore. Il fatto che posso registrare anche le cose successe in passato, tipo l'Elgato, mi dà la possibilità che se mi perdo qualcosa di poterla registrare, quindi mi aiuta molto quando gioco, perché non devo sempre premere il tasto registra e riempire la memoria. Comunque, quello che vi voglio dire è anche che domani, o anzi stasera a mezzanotte, sarà disponibile la beta di Overwatch. A parte il Trono di Spade che ci sarà questa sera, io assolutamente lo vedrò, ci sarà il Trono di Spade, sì, ormai sono andato in fissa. Ci sarà la beta di Overwatch, io non vedo l'ora di provarlo, mi trovo in un momento, io non so voi se siete come me, ma io in questo momento non so più o meno cosa fare, cioè mi sento come non so cosa giocare. E COD, sinceramente, Black Ops 3 non mi va di competere attualmente, non ci sto nemmeno pensando a competere su Black Ops 3. Dark Souls, sì, lo farò ovviamente, come ho detto, in streaming e qualche video a settimana su YouTube. Per quanto riguarda altri giochi, The Division attualmente sto aspettando l'aggiornamento di maggio. Destiny non c'è, diciamo, proprio qualcosa di carino da fare, di interessante, attualmente è pretty morto. Rocket League ci potrei giocare tranquillamente a cazzo, quindi per il resto sto aspettando Overwatch perché vorrei finire almeno la mia carriera competitiva o iniziare una nuova storia, in questo caso una nuova avventura su un gioco così. Mi piace molto mettermi in discussione, specialmente cambiare periferica, passare dal pad al mouse e tastiera. Mi piacerebbe, spero che ovviamente ci sia il competitive anche su console, ma quello che mi preme di più è cercare di passare sul mouse e tastiera. Un mondo più maturo, un mondo più difficile a cui accedere, un mondo che richiede molta più abilità, allenamento, dove ogni persona è veramente diversa dall'altra. Su COD alla fine, come ho già detto, lo skill gap si può praticamente ridurre. Questo è un oggettino che ho comprato da Tiger. Come al solito, quando entro da Tiger mi compro una marea di cazzate. Questo è per riscaldare le mani in lagno. Comunque, a parte le stronzate, ragazzi, spero che capiate questa cosa. Quindi, verso giugno ci saranno forse un po' dei problemi con alcuni video. Magari non ne farò tantissimi perché mi sto trasferendo, sto portando le mie cose, sto aspettando la connessione che me l'attivano e tantissime altre cose. E spero che avrete pazienza, spero che capirete. Spero che molti guarderete questo messaggio, perché ogni volta che faccio vlog mi rendo conto che non tutti li guardano e ci rimango anche un pochino male, sapete, perché mi dico, ma perché la gente non guarda i vlog? Comunque molte volte posso dare delle informazioni interessanti. Comunque, oltre a questo, è uscito il trailer di Infinite Warfare, perché si sono sbagliati quelli di un sito chiamato Hulu.tv e l'hanno pubblicato prima di quando lo dovevano pubblicare, quindi l'Infinity World ha deciso, ok, pubblichiamo il trailer da 3 minuti e passa. Ci sono i jetpack, si sta in un futuro assurdo, si va nello spazio, si combatte su altri pianeti, navicelle spaziali, si combatte a terra, si spara, armi futuristiche, bella, esce God 4 Remastered, let's go bitches.